non so voi, ma io starei le intere ore a vedere la lavatrice che funziona. Oggi, sì, oggi l'ho attaccata e dura 1 ora e 48 il ciclo. Ecco, io sarei tutta 1 ora e 48 così. Ho un problema, vero? Fatemi sapere se anche voi vi rilassate guardando la lavatrice che gira, 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 gira e come lava. Che meraviglia di invenzione. Oggi è il 1º aprile, parlo a bassa voce perché voglio fare uno scherzo a Lele. Praticamente sono in camera da letto, mi voglio buttare per terra facendo un casino infernale e gli faccio credere di essermi fatta male. Assisterete un po' di parolacce, non fateci caso. E buon 1º aprile a tutti quanti, mancano 3 giorni al mio compleanno. 33 anni, 33 anni, tantissimi, vabbè. Comincia lo scherzo. Come hai fatto? Ma sei caduta qua adesso? Ma dai, lo stai a fare apposta. E perché hai messo la fotocamera là? Una cosa tattica, eh. Cioè che cadevi e ti riprendevi? Pesce d'aprile, no? Ma non ci sono riuscito. Dai, di qualcosa! Ma che ti devo dire? Sei una cretina! Ma falli seri i pesci d'aprile, no? Ho capito, ma scusa, ma invece di venire tu hai chiamato i tuoi figli? Perché non sei venuto tu subito? Perché leggi i messaggi che mi arrivano? Sorella. Cosa l'è? Fa spegni. Ho detto un po' più di Derossio. Sì. Sì, però poteva ridere un po' di più. Perché Si vede che mi ha fatto ridere. l'hanno riconosciuto? Che Ma poi gli ho chi? detto se potevamo fare una foto. Che cazzo di ribecca più. Poteva fare una risata, dire certo, non Ma ha c'è detto problema. io, ho detto scusa se ti rompevo. No, ma di che? Ah, t'ha detto così almeno. Ah, Sì. ok. Comunque ha incontrato De Rossi. Cioè, così. Giocatore. Tra tanta gente, Che De Rossi. Che giocatore! Guarda che idiota. macchina, questa è la sua! Ma Ah, ha parcheggiato proprio in un posto in cazzo così. mi frega, per lei c'ha problemi di morte. No. E per i bimbi stasera pizza a forma di mezzo cuore con il naso e la boccuccia. È carina? Allora, sono le 21:59. Abbiamo appena finito di mangiare, la situazione è questa, no? Quindi piatti da fare,
Non contenta, sto anche preparando il ragù per domani a pranzo, cioè. Ma non sono una donna da sposare, non pensate? Comunque, a parte tutto, e spero mi vediate da lì, se no vi avvicino un po' qui. Sì, forse qua mi vedete un po' meglio. Spaventiamo un po' tutte le barriere architettoniche che ci sono, ecco, forse qua mi vedete. Sto facendo anche il ragù per domani a pranzo, questo perché per portarmi avanti, ma devo fare, cioè, dico sempre le stesse cose, sì, è vero, dico sempre le stesse cose. Non mi posso riposare neanche il sabato e la domenica. Oggi che è sabato faccio il quadruplo di quello che faccio durante la settimana, perché mio marito è a casa e io voglio fargli vedere che anche quando c'è lui a casa, cioè, che non mi sollazzo in pratica, no? Che è una cosa un po' stupida, perché lui comunque sa quello che faccio e lui mi dice sempre, ma almeno il sabato e la domenica, riposa, ma io gli dico no, e se non le faccio le cose, ma chi le fa? Chi le fa se non le faccio io? Quindi, sugo per domani in preparazione alle 10, dopo devo stirare la lavatrice che ho messo a fare oggi pomeriggio e dopo devo mettere ad asciugare la roba che ho messo in lavatrice prima. Tutto questo spero entro mezzanotte, così almeno ce ne andremo a dormire e avrò sistemato tutto. Domani è pure per questa pioggia. Domani dovevamo vederci con dei nostri amici, ma è prevista pioggia, quindi che volevano venire al Da Vinci, ma sicuramente non ci vedremo perché pioverà, domani piove, tra l'altro mi sa che è brutto già, forse piove pure, no, ancora non piove. E quindi questo. Oggi siamo stati, come avete visto, a Roma, che a me i sabati così piacciono un sacco. Siamo partiti che dovevamo andare praticamente a Latina in un parco che si chiama Museo delle Orme. Poi lei ieri, per fortuna, ha guardato un po' di video e si è accorto che comunque è ancora presto per portare i bambini, si sarebbero sicuramente annoiati, perché praticamente mi pare di aver capito che fanno vedere tipo vecchi trattori, com'era la raccolta un tempo, una cosa del genere, insomma. Quindi stamattina ci siamo svegliati con tutta calma e intanto sistemo, ci siamo svegliati con tutta calma e volevamo andare a prenderci un gelato. Poi invece di andarci a prendere un gelato, ho detto, senti, ma perché non ci andiamo qua al centro? Siamo andati al centro. Oggi era una bellissima giornata nel senso di temperatura, non faceva né caldo né freddo, si stava bene col giubbettino di pelle, simil pelle. E abbiamo fatto una bella passeggiata con i bimbi, ci siamo presi un gelato dietro San Pietro. Abbiamo fatto un bellissimo giro lungo, è stato un piacevole sabato, secondo me questi sono i sabati più belli, senza andarsi a rinchiudere dentro centri commerciali. Così, anche perché il sabato è strapieno, con noi ci andiamo spesso, ci andiamo spesso durante la settimana perché a Danici c'è un parchetto per i bimbi e Damiano e Matteo si divertono un sacco lì, ci sono sia le giostrine, quelle a gettoni proprio, che degli scivoli e quindi spesso li portano là, quindi almeno il sabato e la domenica evitiamo di andarci. Parco Leonardo ormai è out praticamente, non ci andiamo più perché fa troppo caldo, praticamente i negozi sono tutti chiusi. Giusto se ci serve qualcosa, ma non andiamo neanche a fare la spesa lì, quindi praticamente morirà così col centro commerciale. Niente, quindi è stato un bel sabato. Poi siamo tornati a casa, ho fatto la pizza. Insomma, io non mi fermo mai. Alla faccia di chi dice che le candeline non fanno una mazza. Tra l'altro ho pensato che è ora di pensare alle pulizie, quelle di primavera, che da lunedì mi sa che comincio e voglio filmare anche. Ogni giorno mi voglio dedicare ad una stanza e filmerò per farvi vedere come svolgo io come si chiamano, le mie pulizie di primavera. Penso che lunedì comincerò dal bagno, che secondo me è una delle cose più lunghe, proprio perché voglio lavare il box doccia per bene, devo lavare bene le piastrelle e basta, fondamentalmente quello, perché poi cucina, vabbè, sì, cucina pure i pensili sopra, voglio lavare,
è dentro gli armadi, no, perché io lo faccio ciclicamente, l'ho appena fatto. Poi vabbè, devo lavare le piastrelle della cucina, poi che altro, il frigorifero lo lavo ogni settimana quando faccio la, come si chiama, la, quando faccio la spesa. Ma mi stavate vedendo? Mi sa di no. E quindi c'è un sacco di roba da fare, mamma mia. Però martedì, che è il mio compleanno, il mio 33esimo compleanno, ho intenzione di non fare una mazza, giuro, neanche la lavatrice voglio fare, non voglio fare niente, voglio sollazzare tutto il giorno, voglio portare i bambini al parco se non piove, perché prima era bello, adesso le previsioni mi sa che danno pioggia, e lei ha detto che si prendeva un giorno di ferie, però mi sa che non se l'è preso, perché venerdì, ieri, si è preso metà giornata, che doveva fare un po' di giri, e quindi vabbè, mi godo i miei figli, poi non lo so, staremo a casa, preparerò qualcosa per cena, non so se verrà mia sorella e festeggeremo così. Poi sabato prossimo penso che inviterò mia sorella a casa, facciamo la pizza, insomma festeggio pure con loro, mia sorella e mio cognato. E niente, vabbè, metto in moto perché sono le 10.06, cioè ho parlato per 7 minuti senza concludere una mazza. Che c'è da fare? Buonanotte ragazzi, finalmente è arrivato il momento di averla. Vi mando un bacio.